Benvenuti amici di Spump in Auto e benvenuti in questo nuovo video. In questo nuovo video curioso, perché sicuramente avrete visto il video di presentazione della mia nuova pitbike, che è stata ribattezzata Pitbull da voi. Sicuramente avrete visto anche il video della primissima pistata che abbiamo fatto io e il buon Michele, dove abbiamo insegnato al signor Michael a andare forte. Mamma mia Michelino. E ci siamo divertiti, siamo arrivati a strappare un 1.10, ma poi vedrete, ci sono un sacco di novità su quel fronte. C'è una cosa che dovete sapere: quando fondamentalmente ho ritirato la moto da Stifler, mi ha detto che lui, dopo aver fatto il tagliando, ha fatto una pistata. Fondamentalmente diciamo che questo genere di moto necessita di veramente tantissima manutenzione, soprattutto quando ovviamente lavorano in pista. E visto che lavorano solo in pista, dottor Michele si gira sempre abbastanza a cannone. Possiamo fare un piccolo tagliando? Ci sta, direi. Facciamo un po' di controlli, tra cui cambio olio, cambio filtro. Adesso vedrete, andiamo in officina da muraglia. Ma molto importante anche che l'ultima volta che abbiamo usato questa pit, purtroppo scoppiettava in alto. Abbiamo appunto fatto un po' mente locale, ci siamo resi conto che non era un problema di carburazione, a quanto pare. Quindi ci siamo forniti di tutto l'occorrente per fargli manutenzione. Non so se ve l'avevo detto nella pistata, ma Michele, quando ho preso la mia pit in mano, dopo tre giri ha fatto 1.10, il mio record di giornata. Ammazzati. Buongiorno. Ciao. Allora, come vedete, abbiamo messo la moto sul cavalletto. La primissima cosa che facciamo è tiriamo giù l'olio, direi. Adesso a Frank ci facciamo dare una vaschetta, fuori il tappo e c'è il bullone, che è questo. È giù olio, sì. L'olio sta scolando e la quantità giusta per questa pit bike col motore appunto 160 da Dreamy è 700 grammi. Intanto che scola, filtro dell'olio ovviamente, che è proprio qui. Non so se qualcuno di voi ha una pit bike di questo genere, però nel caso in cui, sappiate che filtro dell'olio, bisogna fare attenzione, tantissima attenzione alla molla lì del ritorno e all'OR e a questo R che è il coperchietto, super attenzione. Oltretutto quest'olio qui che abbiamo appena scaricato, che vi dicevo appunto ha solo due pistate, profuma ancora tantissimo. È splendido. E tiriamo giù quella infame di candela. Vi faccio vedere com'era la candela. Data carburazione, filtro olio nuovo, bello frisco. Che olio usiamo? Domanda esistenziale. Ovviamente questo genere di moto ha bisogno veramente di un olio super prestazionale e che poi andrà cambiato di rado, quindi non ci serve affatto un olio long life. E noi usiamo appunto il... la salsiccia piccante. E sì, sì, usiamo questo. 700 grammi, su bello, dai Michi, L'olio l'abbiamo messo, pure il tappino. Passiamo alla candela nuova, che ha pure tre elettrodi. E via! Quanti disegni che c'è sulle mani, oh! Troppi. Altra cosa molto importante che bisogna controllare, visto che appunto abbiamo i tubi del recupero olio, è che questi tubi non siano totalmente in battuta in basso. Proprio perché quei tubi lì in realtà aspirano spurgando e quindi fondamentalmente non devono essere tappati. Questi che hai visto che sono usciti, adesso li mettiamo in posizione. Iniziamo a dargli anche una bella pulita e qui ci aiuta il nostro fedele brake. Mamma mia. Vai su bello. Ti vedo un po' di difficoltà. Altro controllo è il filtro dell'aria, come messo? Sarebbe un po' da pulire questo qua, con l'olio suo. Situazione filtro, Franco, com'è allora, quindi? Situazione filtro, niente, non è bellissimo, ma si può pulire benissimo. Ok. E rimontare. Ah, potrebbe essere quello che magari faceva scoppiare in alto? Che aspirava sì, male? Non aspira, sì. Andrebbe preso nuovo, però non ce l'abbiamo. Lo prenderemo nuovo. Vediamo cosa esce fuori. Beh, il filtro di sabbia è bello sporco. Un po' di marrone, vedi? Un po'. Già esce. Mamma mia. Franco, che è motorista da 45 anni più o meno, perché ne ha 46. Questo genere di controlli non dico che andrebbe fatto una volta ogni pistata, però quasi, soprattutto su questo genere di moto che hanno un motore che di base è fragile, che può tranquillamente cedere. È ad alte prestazioni, ma si usa anche a cannone. In pista poi si è tutti gasati, super ignoranti, quindi ba. E ogni tanto anche qualche fuorigiri. Peccato, quindi è importante fare la giusta manutenzione e l'olio giusto. In ultimo, ma non per importanza, pulizia catena. Bravo, bravo, pennellala. Ah, ma quante curve che pennello. In ultimo, non ve l'ho detto, c'è una piccola chicca. Questo video non è solo manutenzione, ma c'è anche una piccola modifica. Upgrade. Guardate qua. Yes. Fanno proprio qui. Te li farò vedere poi. Nonostante l'acqua siamo riusciti ad accenderla. Facciamo scaldare un pochino.
provato ad accenderlo sul linoleum. Scusa Frank, è super più pronta di prima. Bene, hai vinto il campionato, basta.